Sono partiti oggi, il lunedì 24 giugno 2013, i corsi di vela organizzati dalla Lega Navale Italiana, sezione di Chioggia, con l'alto patrocinio della FIV, della Federazione Italiana Vela. Sono dei corsi che sono rivolti ai kid club, come si suol dire, cioè ai bambini che vanno dai 6 anni agli 11 anni. Sono corsi di 4-5 giorni che hanno l'obiettivo, come dire, di avvicinare alla vela questi piccoli marinai per mezzo appunto della pratica della vela, le prime manovre, eccetera eccetera, e allo scopo di incentivare l'attività velica e la cultura nautica, diciamo così, in generale, e l'amore verso il mare. Sono iniziati quest'oggi sotto, come dire, l'alta supervisione del nostro istruttore federato Mimmo D'Avanzo. Sono corsi che durano 4 giorni, o meglio 4 mezze giornate, oppure meglio ancora 5 mezze giornate. E sono previsti anche dei corsi per i ragazzini un po' più grandi, diciamo dai 12 ai 16 anni, come li definiamo noi capitani coraggiosi, che anche in questo caso hanno lo scopo di avvicinarsi in tutta sicurezza al mondo della vela, per scoprire, come si suol dire, le prime manovre, ma soprattutto divertirsi nell'andare per mare e nell'andare a vela. Oggi, dicevo, 24 giugno sono iniziati i corsi, il primo è iniziato quest'oggi, ne abbiamo in previsione altri, ce ne sono in previsione degli altri. E vogliamo ricordare che se qualcuno vuole iscriversi a questi corsi organizzati dalla Lega Navale di sezione di Chioggia, può rivolgersi al numero di telefono 338 1976 768, oppure molto più semplicemente si collega al sito della Lega Navale www.leganavale.it/Chioggia. La vela come si chiama? Ha un nome. Randa. La vela si chiama Randa. Ok, siamo rosati, giusto? Olivia, Giulia, Simone, Elisa, Steven, vabbè. Ok, e lei si chiama Randa, ok? Va bene? Perfetto. Allora, questo qua come si chiama? Abbiamo detto Boma. Perché, sapete perché si chiama Boma? Chi è che me lo sa dire? E quando va in testa un bambino fa BOM! E il bambino, sapete come risponde? Ah, in testa. Ecco perché si chiama BOM! Ehi, come scherzi a parte, dovete stare molto attenti, perché questo che va in testa può far male. Quindi quando mollate la vela, mi raccomando, state bassi. Lasciate che la vela vada dove vuole lei, state bassi così. Allora, quando siamo in mano, eccolo, questa è la posizione, ok? Oggi, siccome c'è abbastanza vento, mi permette eventualmente di mettervi seduti dentro. La cosa importante, non facciamo, guardate bene, i bambini di solito quando vanno a cazzare la scopa, cosa fanno? Guardate, fanno questo. E non è giusto, perché questo è pericoloso, invece bisogna cazzare la scopa con la mattica. Perché se cadi in acqua, la mattica, ti trascina la mano. Questo blocco, questa mano qua, ti trascina. In questo modo riuscite a cazzare sempre. Stare a bordo con i bambini. Oh, una vita che lo fa. Sì, no, è per fortuna che sono molti a pazienza. Sì, quei bambini, saperli anche tre. Sì. E oltre alla pazienza, bisogna sapere anche fare quei bambini, che è facile. È per quello che lì abbiamo lo studio. Stare insieme con quei bambini, se mica è un scherzo. No, ma soprattutto che non li acquisisse prima di mia figlia. Thank you.
Oh,